L'Italia non si salva se non cambia politica a 360 gradi, deve cambiare politica al proprio interno, ma soprattutto deve cambiare politica al proprio esterno, cioè immaginare sistemi di alleanze diverse da quelle che ci sono state adesso e immaginare politiche completamente diverse da quelle che sono state imposte dalla Troica. La discussione uscita dall'euro o non uscita dall'euro senza una contestualizzazione dal mio punto di vista è sbagliato, perché dall'euro si può uscire da destra o da sinistra e quindi o c'è una proposta politica complessiva e progressiva di uscita dall'euro appunto da sinistra o altrimenti rischia di fare gli interessi soltanto della finanza e dei grandi capitali. Di sicuro quello che serve è rompere la politica e la gabbia dell'Unione Europea e costruire alleanze diverse. Si parla tanto dei BRICS e dell'ascesa di questi paesi, o si costruiscono alleanze strategiche con queste o altrimenti non c'è nessuna, come dire, possibilità di ripresa né dentro quest'Unione Europea né uscendo e immaginando una politica autarchica. Non ci troviamo a parlare della crisi greca senza badare alla crisi italiana. La crisi, entrambe le crisi hanno, come dire, delle radici non tutte comuni, ma soprattutto il problema è che nel futuro tenderanno ad accentuarsi e a crescere proprio perché le politiche che nel sud Italia e in Grecia vengono applicate sono esattamente le medesime, che sono delle politiche che portano alla distruzione dello Stato sociale, a togliere gli investimenti e a non immaginare nessun futuro per queste due aree del mondo. Quindi in realtà i nessi sono molto più forti di come possa sembrare una prima impressione.